ringraziamo il Signore per quello che possiamo aver raccolto da questo nostro fratello, chiediamo di saper custodire come nostro uno stile, un modo di porsi, una capacità di cooperare all'interno del mondo dello sport, all'interno della società. È la condizione per essere vivi, ci dice la parola di Dio. Mario era una persona pacata nella discussione, qualsiasi argomento si affrontasse, e cortese nella risposta. Di lui resterà in tutti noi la stima per l'uomo e l'ammirazione per l'atleta. Quell'atleta che stravolse clamorosamente la telecronaca di una lontana domenica al Cina. Castello, come tutti lo chiamavamo, resterà sempre nei nostri cuori. E da lui è obbligo porgere il commiato che più gli sarebbe piaciuto, come in un grande stadio, il nostro applauso.